Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno, buonasera, dipende dalla latitudine e dalla longitudine in cui vi trovate. Amadeusiani e amadeusiani, mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream, iscrivetevi ai nostri canali, Allora di Amadeus, Il Salotto della Morgue, Quelli che Roi. Oggi a parlare di musica, della musica che produce lui, del suo percorso di vita, del blues, e ora e subito di treni. Lorenz Zadro. Ciao Lorenz. Buongiorno a tutti, ciao Luca, grazie, grazie per questo invito, graditissimo. Allora, tu hai visto nella sigla un treno. Se io ti domandassi, non lo so, che cosa ti ispira un treno? Uno, cosa scriveresti tu in treno? Due. E quanto è blues un treno? Per me molto. Ecco, queste tre domande. Prova a risolvermi la questione. È un viaggio senza tempo e oltre lo spazio, quello in treno. È un mezzo di locomozione che mi ha sempre affascinato molto, senza dubbio più di ogni altro, in quanto è anche molto legato alla storia, alla tradizione del blues, della scrittura, dell'americana, un qualcosa che anche per un viaggiatore in qualche modo rilassa, libera la mente, ci costringe a guardare da fuori dal finestrino. Almeno per chi non è avvezzo all'uso dei palmari e concentrarsi solo sui cellulari, e questo fa sì in qualche modo di alimentare un po' quell'anima creativa, e riprendere il contatto con la storia che nel blues è intrisa di storie legate al mondo dei treni, appunto. Grazie. E mi dici chi è Lorenz Zadro? Che è la domanda Lorenzo più banale e più difficile che è possa anche più esistere. difficile, sì. Sono un appassionato, ho avuto la fortuna in casa fin da piccolo di ascoltare molti dischi legati alla black music, in quanto mio papà è un grande appassionato, mi ha dato anche i primi rudimenti alla chitarra, che poi ho approfondito con un po' di studio a fianco di alcuni insegnanti, e poi anche a fianco di questi dischi che vedete alle spalle, che mano a mano hanno incuriosito la mia passione e mi hanno spinto ad andare sempre oltre, ricercando una ricerca infinita in realtà quella del blues, perché le testimonianze sono tra artisti maggiori, artisti minori, artisti che si perdono addirittura nel tempo, sono veramente, costituiscono un viaggio veramente infinito, un percorso di ricerca molto affascinante, che senza dubbio è ossatura per quello che è il mio lavoro. Quindi parte da una passione, poi diventa un lavoro. Ma ritengo che la passione sia appunto fondamentale per l'ossatura di tutto ciò che viene dopo. Le prossime due domande sono domande, diciamo così, filosofiche. La prima è qual è la filosofia del blues? E la seconda, qual è l'estetica del blues? Ma se vogliamo, sono due aspetti che in qualche modo si fondono. Sai, al termine blues, quando viene chiesto, spesso magari ci si limita a dire questo, il blues è un genere musicale. È la risposta, forse, il genere musicale è la risposta a quello che il blues, quello che è l'origine del blues. Il blues nasce come sentimento. Nasce come rabbia, come urlo, come grido a una condizione ben precisa e come tale trova la sua formazione primaria, diciamo,
di sviluppo dell'arte attraverso il canto, attraverso la scrittura, attraverso la musica suonata. Di conseguenza ti direi che non relego il blues a un mero genere musicale o a una definizione così stretta, ma a tutto al mondo che lo va a generare, che è ben più profondo e ha radici nella storia e ha radici nei luoghi soprattutto che hanno fatto sì che il blues, i primi vagiti di questo genere diventassero una realtà. Senti, che dirti, come quanto produci? Ovviamente produci blues e questo magari non produci solo blues, però quanto influisce la tua filosofia di vita nella tua produzione? Parecchio direi, parecchio, perché alla fin fine il nostro lavoro è quello di aiutare il linguaggio di un artista, di svilupparlo, trovare quali sono i suoi punti di forza e partire da questi per capire chi sono, capire quali sono i punti deboli e soprattutto i punti di forza, ma i punti di forza vanno sottolineati quando si è coscienti anche dei punti deboli. Ed è su questi che si va a lavorare anche talvolta, senza trascurarli proprio appunto perché sono deboli. Si cerca di strutturare un linguaggio più aperto possibile, che ha radici nel blues, perché questo indubbiamente è il linguaggio da cui io sono partito, anche se poi sposto i radar verso un ambiente più ampio, che è quello dell'americana, che coinvolge altri generi, quelli anche derivanti da una musica prettamente bianca, come la country music, il billy, il rock and roll e tutti i generi che poi si sono sviluppati, ma che hanno radice profonda nel linguaggio del blues, non solo dal punto di vista chitarristico dal quale appunto sono partito, ma da un linguaggio che comprende l'arrangiamento, quindi l'arrangiamento di tutti gli strumenti musicali. E per me basilare è stato coinvolgere gran parte della mia vita all'ascolto, l'ascolto che definisco un qualcosa di utile e doveroso per chi affronta questo lavoro. Quindi conoscere l'aspetto del blues sia dal lato tradizionale, sia il lato contaminato, il lato moderno e tutte quelle che sono le contaminazioni che lo portano alla modernità, un genere che apparentemente, solo apparentemente, staccato dal linguaggio cui tutti accomunano il blues, si sentono uno strumento acustico, gli strumenti principi del blues, oggi come oggi anche negli Stati Uniti si è talmente sviluppato quasi a sradicarsi, ma la forza sta nel messaggio, la forza sta nella radice con cui questa musica è costituita. Sì, io ne vengo dal teatro nella mia vita e in teatro si lavora per sottrazione, spesso. La domanda che mi viene da fare a un produttore e a maggior ragione a un bluesman è: quanto lavori per sottrazione e perché? Tantissimo, tantissimo per sottrazione. Anche quando si vanno ad usare degli strumenti apparentemente atipici, si cerca proprio di sottrarre, perché la sottrazione è un po' come una ricerca della verità. Ci si spoglia e si denuda, come dire, tutta un'intenzione iniziale di sovrabbondanza su arrangiamenti, strutture, uso di strumenti, per andare ad assottigliare tutto e arrivare alla verità. Quando si costruisce un brano, un po' per tutta la musica e non solo nel blues, ma nel blues forse questa forza è maggiore, perché poi così è nato, ricordiamolo, il blues nasce essenzialmente o con un'armonica o una chitarra o un piano, quando non c'erano ancora queste formazioni più elementi. Spesso il bluesman si accompagnava da solo, ed è così bello anche vedere quali sono i casi dei primi one man band
che erano questi musicisti che suonavano anche più strumenti o più rumoristica assieme mentre andavano a narrare i propri blues e a cantarli, di come riuscivano a creare una canzone al fin fine per sottrazione, diciamo, perché non cercavano elementi aggiuntivi a suonare con loro, ma costruivano un'intera ossatura di una canzone paradossalmente già arrangiata con l'uso delle loro mani, dei loro piedi, della loro voce. Quindi un po' a questo tipo di linguaggio io cerco di far arrivare quando si avvicina un artista o una band, andare a spogliare, andare a cercare la verità. Si dice sempre che quando, e un po' in tutti i generi, quando un brano è bello anche solo con una voce e un piano o con una voce e una chitarra. È vero, questa è un po' una prova del 9 che si fa anche quando si va a produrre. Arrivano spesso dei provini molto articolati, complessi, magari anche con qualche errore di forma o lungaggini nei fraseggi, nei soli o qualcosa. Si cerca di ridurre il minutaggio, di ridurre appunto la struttura del brano al fine di arrivare a una verità. Quando si arriva a quella, si sente che è il momento di lavorare sul brano. Sì, che storie si raccontano nel blues? Cioè, tutti abbiamo un'idea del blues, la tristezza, tutto quello che vuoi, ma è proprio così, perché secondo me No, non è proprio così. io direi che è un po' il contrario, no? Spesso il blues è associato alla tristezza. Io dico che il blues è un modo per esorcizzare la tristezza. Alla fine il loro grido, il loro lamento, la loro denuncia attraverso questi testi, era un modo per esorcizzare una loro condizione, esorcizzare una tristezza. E questo va tenuto conto. Il linguaggio del blues i racconti attorno al mondo del blues si sprecano, non vanno limitati solamente alla donna mi ha lasciato o la condizione di vita vissuta, ma narrano veramente storie di tutti i giorni, narrano sì di amori, sì di condizioni di lavoro, ma narrano anche di momenti di vita, spesso attraverso simpatiche metafore, sono racconti di quartiere, di paese, situazioni quasi paradossali, alcune ironiche addirittura. Quindi diciamo che non legherei assolutamente in maniera così definitiva il blues a un momento triste, no. Senti, domanda legata al blues, ma che teoria sarebbe riguardante i massimi sistemi? Che cos'è la poesia? Che domandona la Riguardo poesia. al blues, cioè ovviamente Riguardo al declinata, blues. certo. Io la ritengo una forma di narrazione, una forma di narrazione, così come ogni altra forma d'arte, un qualcosa che possa, forse per sottrazione più di ogni altra tipologia di testo, far arrivare il seme di un concetto, il seme di una descrizione a chi ascolta, attraverso l'uso e la sintesi. Contatti fra blues e poesia, tu mi insegni, ce ne sono stati. Io penso al blues and poetry in generale. Vorrei sapere la tua esperienza riguardo a questo e se è riproducibile adesso e se è riproducibile in italiano. Una domanda molto articolata, molto complessa. Ho letto diversi libri di antologie di poesie nere, di poesie legate al blues, poesie che sono state utilizzate per essere poi musicate successivamente, diventare dei gospel, degli spirituals, delle canzoni blues.
e di conseguenza passare dalla poesia, quindi da una forma di testo a una forma canzone. È un qualcosa che veniva spesso utilizzato anche in passato, che oggi forse si è perso un po' questo costume, anche se nella forma di poesia e scrittura spesso si trovano riferimenti a situazioni del passato che oggi probabilmente avrebbero bisogno di essere contestualizzate diversamente. Paradossalmente, nella situazione dell'oggi, sono altri tipi di problemi e denunce che si fanno, ma hai voglia se ce ne sono. Ecco, un blues per essere attuale, per suonare attuale, dovrebbe contenere forse diversi riferimenti al presente, cosa che tendenzialmente, dal lato di scrittura, un po' devo dire manca, perché il blues visto in una veste spesso romantica ha un legame molto forte con il passato, sia sotto il profilo del linguaggio musicale, sia sotto il profilo del linguaggio inteso come scrittura. Ecco, dovremmo un po' forse staccarci e cercare un po' la contemporaneità del blues. È una cosa che forse manca, è una cosa che ci fa piangere un po' il fatto che il blues venga considerato una musica vecchia. Il blues invece evolve come ogni altro tipo di musica e per forza non si deve trovare nell'ascolto della musica contemporanea che si rifà al mondo del blues una forma contraddittoria rispetto a quella che era più apparente nel blues tradizionale. I tempi sono inevitabilmente cambiati. Ma se guardiamo anche il lasso temporale che va dai primi del Novecento agli anni 70, faccio l'esempio, il blues ha avuto una trasformazione anche in quella fascia temporale radicale. Ed è un peccato che oggi si arrivi a riconoscere il blues come una forma musicale relegata esclusivamente a quegli anni, mal considerando o considerando poco quello che può essere tutta la contaminazione dagli anni 70 all'oggi. E esiste un blues italiano? E se esiste un blues italiano, si può scrivere un testo blues in italiano? Sì, assolutamente, ci sono diversi artisti che utilizzano il linguaggio blues contesti in italiano. Faccio l'esempio, ci sono delle forme dialettali di scrittura che spesso si sposano meglio con le strutture Ah, metriche sì. del blues. Prendo come esempio il dialetto napoletano. Il dialetto napoletano si presta molto, ci sono molti esempi dove per effetto di questa troncatura, per effetto di questa sonorità smussata che un po' prende un po' quelli l'idioma rotondo che può contenere un po' certi aspetti della lingua inglese, si rifà molto e si incastra molto meglio che la lingua italiana in sé. La lingua italiana è più rigida, il modo di sillabare le parole in italiano è più rigido, ma la troncatura per effetto di una forma dialettale si rifà perfettamente ed è perfettamente inseribile e risulta anche credibile, oltre che pratico. È tutto nostro. Poi Senti. c'è anche un altro aspetto, il blues, la poesia, la scrittura va ricercata, come dicevo prima, nella nostra contemporaneità, nei problemi che sono oggi presenti e oggi presenti nella nostra geografia. Faccio un esempio, una cosa molto interessante, un libro molto interessante che ho letto a cura di Alan Lomax, che era un ricercatore antropologo che ha registrato per la prima volta con un piccolo registratore all'interno del suo baule moltissimi bluesmen, di cui ancora oggi sono preziose queste registrazioni. Faccio gli esempi di Muddy Waters, Mississippi John Hart e altri bluesmen statunitensi. Lui si è riservato di fare, con l'aiuto di Diego Carpitella, un giro lungo l'Italia per vedere quanto fosse, attraverso il suo studio antropologico, come dire, questo parallelismo tra la musica
scritta e suonata negli Stati Uniti, che derivava dai canti di lavoro, a come fosse sviluppabile in altri contesti. E così, soprattutto in viaggi che ha fatto tra Toscana, Puglia, Calabria, ha conosciuto alcuni lavoratori che cantavano questi canti popolari che lui ha definito: questo è il blues italiano, non andate oltre, questo è già il blues italiano. E anche gli fece delle registrazioni molto interessanti, poiché sono ancora tutt'oggi la fotografia di un'epoca. Se non ci fosse stato Alan Lomax, sarebbero stati dei contributi assolutamente perduti. Bene, ho ancora una domanda a questo proposito di canti di lavoro per te. Il blues e la libertà. Ammesso che esista ancora la libertà di scrittura. Esatto. Ammesso che. Visti i tempi. Il bluesman, secondo me, è uno dei pochi a riuscire a conservarla. Dico qualcosa di errato? Il concetto di libertà conservato da un bluesman, dici? Sì. Sì. Sì, è un grido verso la libertà. Quindi sì, ci si vuole liberare dalle catene, ci si vuole liberare dalle opposizioni, ci si vuole liberare da una determinata condizione. Quindi è forse una musica che è una musica di rivoluzione, che appartiene, che ogni rivoluzione cerca in qualche modo una libertà, poi non è detto che la trovi, ma pensiamo anche al punk, anche il punk è una musica di rivoluzione, alla ricerca di una libertà perduta, alla ricerca, se vogliamo, anche di una cosa che si ferma a un'ideologia, che poi la storia ci insegnerà se sarà riuscita oppure no. Ma faccio l'esempio anche di un artista, Billy Joe Armstrong, cantante dei Green Day, in una recente intervista, mentre stava promuovendo il suo album, diceva che ormai il punk è morto, ma ogni giorno ascolto il blues, perché il blues è l'ultimo punk che ci resta. Questa frase mi ha colpito molto, perché chi ha speso una vita nel punk trova in qualche modo un luogo sicuro, una sua comfort zone nel linguaggio blues, che in qualche modo evidentemente anche per lui ha costituito quell'idioma, quel messaggio, quel contenuto esattamente sovrapponibile a quel senso di ribellione, di rivoluzione che in qualche modo conteneva anche il punk. Bene, bene Lorenz, grazie infinite, sei stato gentilissimo. Grazie a te per questa intervista piacevolissima che va oltre i confini. Che va oltre i confini. Bene, e che dire, alla prossima occasione? Certo, senza dubbio, sempre a disposizione per te. Sigla, anche se non è blues, è rivoluzionario lo stesso. Grazie, ciao. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.